Hanno sparato tra la gente nascondendosi tra due auto parcheggiate in Viale Japigia e puntando la pistola di fronte tra un'auto in doppia fila e un furgone bianco. Due colpi hanno ferito alla coscia e al polpaccio Teodoro Greco, 59 anni, incensurato. Un altro ha forato la ruota del furgone. Il 118 è arrivato subito dopo la polizia. Queste sono le immagini dei soccorsi. Greco è stato caricato in ambulanza e portato al policlinico. Le sue condizioni non appaiono gravi. L'agguato è avvenuto poco prima delle 18. La strada era piena di gente. Qualcuno avrebbe visto un ragazzo fuggire e poi una moto dileguarsi. Ma la dinamica di questa sparatoria è ancora tutta da chiarire. Sull'asfalto sono stati trovati 7 bossoli. La direzione dei colpi è verso il basso, segno che chi ha premuto il grilletto non voleva uccidere. Greco, che in passato ha fatto il distributore di giornali e che non ha mai avuto nulla a che fare con la criminalità, era appena sceso da una Peugeot 508. Pare che qualche volta facesse la spesa da queste parti. Sul caso sono al lavoro gli investigatori della squadra mobile.